Appassionati di calcio 5, ben trovati, è la 22esima puntata di Mondo Futsal. Anche questa volta vi parleremo di tante emozioni e tanti responsi dai campi in questo finale di stagione elettrizzante. A tra poco. Come di consueto la nostra apertura è riservata alla Serie A, dobbiamo però parlare di note dolenti per la Axad Group Latina. Infatti sfumato il sogno playoff al Pala Bianchini, è finita 3-3 la sfida con il Monte Silvano, bisognava vincere a tutti i costi. Tra l'altro la diretta avversaria per questa corsa ai playoff, la Luparense, ha vinto in trasferta e dunque Latina ha dovuto rinunciare al sogno di un piazzamento prestigioso. Si chiude così l'annata comunque positiva dei nerazzurri. Andiamo a rivivere le ultime emozioni attraverso il servizio confezionato per noi da Davide Mancini ed Enrico Pasquali Coluzzi. Futsal, buonasera e benvenuti al Pala Bianchini, ultima giornata del campionato di Serie 1 di calcio a 5, di fronte l'Axad Group Latina e il Monte Silvano. Vincere e sperare, questa è la missione della formazione nerazzurra. Primo pallone giocato a Latina, semaforo verde su Axad Group Latina, Monte Silvano. Ancora Burato, sempre Oliveira, poi Bordignon con il sinistro, Caio. Corso, il taglio di Caio solo davanti ad Alcin, errore di Caio poi con il destro, pallone che termina sul fondo, prima grande shots per l'Axel Group, pallone scaricato sui piedi di Ozian, attenzione Aldo Oliveira che si accentra e va con il destro, il pallone che termina largo, occasione Montesilvano. Oliveira per Ferreira, fermato, contropiede nerazzurro con Avellino, Avellino va da solo per Rosati e il pallone che termina in rete. Il gol di Rosati che porta avanti l'Axel Group Latina. C'è stata anche una deviazione. Si fa festa al Pala Bianchini per il vantaggio dei nerazzurri. Attenzione alla conclusione da parte di Oliveira, la gran parata di Landucci che se ne va alla sinistra, ferma tutto molto bene Corso. Contro ripartenza di Latina con Corso che trova la parata di Dalcin. Parte il numero 11, va a livare con il destro, la parata di Landucci, mette il calcio d'angolo, angolo del Montesilvano con Bordignon che si coordina, indossa il mantello Landucci e vola a mettere il calcio d'angolo. C'è la soluzione Corso, sempre Avellino, prova a scappare via, se ne va, allunga il passo Avellino, va con il destro, la fiammata di Avellino, il diagonale che esce di poco. Ancora Avellino, cerca lo spazio per calciare. La gran parata da parte di Dalcin che mette in fallo laterale. Ora Oliveira, quindi Corso defilato da destra, si accetta, attenzione, lo spazio per Terenzi per calciare con il sinistro. Dalcin ci arriva, gli scappa poi il pallone. Largo da Bordignone, prova a prendere tempo a Rosati, si accentra Bordignone, va con il destro. Landucci ci mette il piede. Non è messo al centro, la gran parata di stilto di Landucci sul colpo di testa, botta sicura di Oliveira. Ancora Oliveira, pallone per Bordignone. Ci mette una pezza anche stavolta Landucci. Bordignon, attenzione a Corso, intercetta il pallone, la conclusione, ancora Corso con il destro e il palo, doppia chance per Corso. Attenzione a Ferreira che se ne va, il pallonetto Landucci, Caio, attenzione Bordignon, c'è il pareggio, la fiammata di Bordignon, l'erroraccio da parte della difesa nerazzurra e il gol del pari. Occhio a Tosta, se ne va da destra, va la conclusione, il diagonale vincente di Tosta che trova l'angolo giusto,
e nel giro di 30 secondi cambia completamente la situazione. Montesilvano avanti 2-1 al pala Bianchini, quindi Bordignon cambia lato, sbaglia, Corso intercetta, 3-3, se ne va Corso, può andare con il sinistro, Corso, la conclusione, il pareggio dell'Axet Group con Corso che ridà vita alle speranze playoff dei nerazzurri, 2-2. Poi Osian, la finta, torna sul sinistro, Osian apre il sinistro, c'è il nuovo vantaggio del Montesilvano, stavolta Anducci è stato beffato. Pronto Avellino, va con il destro, ci arriva dal cin e mette il calcio d'angolo, terra, non c'è fallo, se ne va Terenzi, palla al piede, contropiede nell'azzurro con Rosati, la chance per Rosati che trova la risposta di piedi dal cin sulla linea laterale, Avellino, Corso, zona tiro, c'è Terenzi libero con il destro, apre il piatto, pallone che termina sul fondo, c'è stato il tocco, attenzione a Caio, zona tiro, Caio, tre pari, non sbaglia, sotto porta Caio e rimette in corsa il Latina. Bordignon, pallone che passa per Ferrari, attenzione, il pallone messo al centro, l'erroraccio di Diego, prova Caio a sinistra, non c'è proprio spazio per concludere, attenzione, colpo di tacco di Pacoli che trova il miracolo di Dalcine, dietro da Dalcine che va ad allontanare, finisce con un pareggio 3-3 la stagione dell'Axet Group Latina, che fino alla fine ha provato in qualche modo a vincere e a sperare nella grande rincorsa ai playoff. Si chiude con gli applausi del pubblico del Palabianchini. Per quanto riguarda la Serie C1, un tiratissimo match, o meglio big match, tra la Mirafin e la Ginnastic Studio Fondi. È finita 2-1 con le reti di Nuninho e la doppietta di Lorenzoni. La Eagles Aprilia invece è uscita sconfitta dal match con la Vis Gavignano. La situazione di classifica: in testa la M Ferentino a quota 61, ha una sola lunghezza di distacco la Mirafin, poi Fondi è a 54, Vigor per Conti 49, Città di Pagliano 41. A seguire Rocca di Papa e Savio a 37 punti e poi Albano, Progetto Futsal e Virtus Fenice a 31, Velletri e Vis Gavignano 23, Atletico Anzio Lavinio 22, chiude a quota 0 la Eagles Aprilia. Ma vediamo com'è andata in questo match tra Mirafin e Ginnastica Studio Fondi attraverso il servizio realizzato per noi da Oscar Macaro e Luca Napolitano.
iniziamo la consueta panoramica sulla Serie C2, partendo dal girone B e dalla sconfitta esterna per la Vigor Cisterna, regolata con il classico risultato di 2-0 dalla Itex Oney. Vediamo la situazione di classifica. In testa c'è il Nord-Ovest, a quota 67, lontanissimo lo Sporting Città di Fiumicino a 56, la Fortitudo Pomezia a 52, lo Spinaceto 70 a 43, la Vigor Cisterna è a quota 41 insieme al Tor Tre Teste. Poi la Oney a 36 insieme alla Pisana, 33 punti per Sporting, Club Marconi e Generazione Calcetto, 32 per Fiumicino, 13 per Eur Futsal, 12 per Virtus Ostia, la Roma Calcio a 5, chiude a quota 6. Nel girone C passa anche al Meucci la capolista Città di Colleferro. Nonostante la buona prova, lo United Aprilia ha concesso i 3 punti agli ospiti a farsi determinati a conquistare la vittoria finale del girone. Un girone nel quale appunto Colleferro data legge a quota 63, ma la Virtus Aniene è lì a 62, poi il forte Colleferro è a 51, il Real Ciampino 47, lo United Aprilia a 45, la History è a 40, il Città di Ciampino 38, Penta Pomezia 32, Atletico Genzano 29, Pavona 22, Atletico Marino e Sporting Club Palestrina a 20, Virtus Divino Amore 15, chiude l'Airone a 13 punti. Ma vediamo com'è andata nel match tra United Aprilia e Città di Colleferro attraverso il servizio realizzato dalla nostra redazione. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e da Marco Guarnacci. Benvenuti al Pala Rosselli di Aprilia, 25esima giornata del campionato di Serie C2, Girone C. Big match qui al Pala Rosselli. Lo United Aprilia ospita il Città di Colleferro, prima della classe. Si parte, primo pallone giocato dalla formazione di Serpietri. Colleferro mantiene il possesso di palla, ancora con Leopardo, poi taglio in mezzo all'aria e arriva il gran gol. Città di Colleferro in vantaggio, 3 minuti e mezzo, con Rosina, retropassaggio verso Rossi, pallonetto di Rossi verso Colleferro al volo, Masullo salva tutto. Ora il pallone per Trombetta, che occasione! Bernoni, occasione per lo United e poi scaglia questo pallone Trombetta. Pallone per Bernoni, palla fuori, occasione ancora, Pacchiarotti dentro per Bernoni, Galafate sbaglia tutto. Mendes prova a far fuori Bernoni, poi la traversa scheggiata da Colleferro, gestisce poi il destro improvviso, parte di Mendes, tiene in campo la palla ma la regala Ciafrei, sinistro e palla in rete, diagonale vincente di Ciafrei e 2-0 Città di Colleferro. Pacchiarotti per Bernoni, pallone che non viene gettato in rete per pochi centimetri, pallone per Sinibaldi, allarga il gioco Ciafrei, poi ancora Sinibaldi in profondità, Sinibaldi, palla in rete, 3-0 Sinibaldi. Bernoni dentro per Gallieti, altra occasionissima sprecata dall'Aprilia. Galafate si gira, deviazione, poi sbuca dal nulla Colleferro che si mangia il quarto gol. Bernoni, taglio per Pacchiarotti e palla che stavolta carambola in rete. Rossi ci ha messo le mani anche stavolta ma non ha potuto evitare il gol. Gallieti dentro per l'intervento di Bernoni, la parata da parte di Rossi, di nuovo in campo Pacchiarotti, Sinibaldi, va via sulla sinistra, Masullo, la deviazione, calcio d'angolo, Andreoli lascia Pacchiarotti, mette in mezzo, pallone per Rossi che rinvia e fissa il punteggio sul 4-1. Regalato emozioni, arriva il triplice fischio, si chiude con la vittoria del Città di Colleferro, 4-1, mantiene la vetta della classifica mentre si spengono i sogni playoff dello United Aprilia, a cui comunque va l'applauso del suo pubblico perché nonostante le tante assenze ci ha messo davvero il cuore. Yeah.
Nel gruppo D, la Vispondi di Mister Collu supera 4-1 il Futsal Ceccano e si laurea campione. Una gara iniziata in salita con lo svantaggio iniziale, ma raddrizzata e poi condotta al termine grazie alla buona vena realizzativa di Triolo e alla forza del collettivo. Vince il Minturno sul campo del Real Terracina, così come lo Sporting Giovani Risorse in casa contro lo Sport Country. Il Real Podgora vince sul campo dell'Isola Liri e tre punti importanti si riaggiudicano anche il DLF Formia, che supera la Connet, e il Città di Minturno Marina, che regola di misura la Fortitudo Terracina. La Vispondi è in testa, quota 56, Minturno 55, Cisterna 53, lo Sporting Giovani Risorse a 52, il Real Podgora è a 47, Futsal Ceccano 40, Sport Country Club 39, DLF Formia 38, Connect 32, Città di Minturno Marina 27, Real Terracina 22, Fortitudo Terracina 16, Isola Liri 4, a 0 punti l'Atletico Alatri. Riviviamo però le emozioni del match tra Vispondi e Futsal Ceccano attraverso il servizio di Gianluigi Velletri e Luca Napolitano.
E andiamo a concludere con il girone unico di Serie D, una Virtus Latina Scalo virtualmente in vacanza dopo essersi laureata campione, perde ancora, questa volta in casa di una buona polisportiva Stella. Vivono il finale di stagione e gli uomini dello Scalo senza drammi, vista la vittoria anticipata del campionato appunto. L'Atletico Sperlonga doma il Real Fondi e l'Accademia Sport va a vincere di misura sul campo del Città di Pontinia. Si afferma in esterna anche il Flora ai danni delle Forna Ponza, mentre conquistano tre punti casalinghi il Monti Lepini ai danni del Faiti, il Maranola che supera il Golfo Spinei e lo Sporting Terracina che batte il Formia 1905. La classifica, la Virtus Latina Scalo già laureatasi campione è a 72, l'Atletico Sperlonga a 62, lo Stella a 58, l'Accademia Sport a 45 insieme allo Sporting Terracina, 43 per lo United Latina, 41 per il Flora e il Real Fondi, 38 per il Formia 1905, 34 il Monti Lepini, 30 il Golfo Spinei, 25 il Città di Pontinia, 24 il Marina Maranola, 22 il Faiti, 18 l'Atletico Rocca Massima, chiude le Forna Mare a 16 punti. E come di consueto abbiamo una finestra di Serie D ricordante il campionato e i gironi romani. Andiamo a vedere com'è andata questa sfida tra PR 2000 e Veliterna in questo servizio realizzato dalla nostra redazione. Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e da Matteo Viglianti. 20ª giornata del campionato di Serie B, girone A, campionato della provincia di Roma, la sfida tra PR 2000 Aprilia e Veliterna. Lorello a rimorchio, lungo per Jacobacci, destro, palla fuori, PR vicina al vantaggio, poi ancora la difesa della PR si chiude bene, allora lungo trova lo spazio, il tiro, la parata di Latini, lungo dentro Jacobacci, blocca Jacobacci, 1-0, infaccata l'assist di Longo, dei giudici direttamente in porta e direttamente in rete, 2-0 PR, si riprende con dei giudici, conquista palla, dei giudici destro, palla fuori, Petraccini per Gianporcaro si gira, scarica il destro, la parata di Latini per dei giudici, attende l'arrivo di De Filippis in diagonale, il gol di Petraccini a coronamento di un'azione magistrale della PR. Tutto in campo per De Filippis, mette dentro, pallone per dei giudici, a botta sicura la parata, poi arriva però il gol tutto solo. Gianluca dei giudici cala il poker, PR non ha fretta. Fulco prova il tiro da lontano, palla che si stacca, gran gol parte di Marco Fulco, viene rubato da Fulco, dei giudici, Fulco, Latini ci mette il corpo stavolta dietro per De Filippis, ancora una gran parata di Latini, Longo il tiro, il palo di Longo, prima emozione di questo secondo tempo, però Jacobacci va via in velocità, Jacobacci tutto solo, palla in rete, tutto facile per Roberto Jacobacci, 6-0, Longo, per Petraccini, palla sulla traversa, poi Longo, ancora un tiro dalla distanza, Petraccini per Longo, tutto solo, non può sbagliare Claudio Longo, arriva l'ottava marcatura apriliana, e dei giudici, il tiro in porta e palla sul palo, Latini, D'Andrea per Gianporcaro in anticipo, Infanti, Latini riesce a deviare il calcio d'angolo, D'Andrea il tiro, parata di Margari ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio, 8-0 il punteggio, PR 2000 Aprilia contro Veliterna, 3 punti d'oro per la formazione di Angelo Stampatore. Termina così la 22ª puntata dell'ottava stagione di Mondo Futsal, a me non resta che darvi appuntamento sul web attraverso il sito mondofutsal.net e con le immagini youtube.com/mondofutsaltv. Grazie a Marco Dell'Orco per la regia, grazie a quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa puntata, per quanto ci riguarda ci vediamo alla prossima, grazie ancora.